Ben ritrovati ancora una volta, siamo in compagnia per questa puntata di oggi con Rosa e Giuseppe Simonetta. Rosa, buongiorno, buongiorno, buongiorno Giuseppe. Buongiorno, Alex. Rosa e Giuseppe hanno deciso di condividere con noi una delle ricette forse più tradizionali della loro regione di origine, la Calabria, vero? Allora, parlando prima però di parlare della ricetta in sé per sé, volevo chiedervi una cosa: voi siete arrivati qualche anno fa, in effetti, com'è che vi siete trovati a livello di impatto con la cucina australiana? Rosa. Prima la cucina australiana non era nei nostri gusti, però passando del tempo ci siamo abituati, diciamo. Teniamo sempre la nostra cultura di mangiare all'italiana, però ci siamo abituati. Giuseppe, invece per te il cambiamento da cucina tradizionale italiana a quello che Brisbane offriva, quando era? Il 1968, 68. vero? Esatto. 68, l'impatto l'ho preso sull'aeroplano, quando sull'aeroplano c'era tutta questa roba australiana, ma tutta assaporava tutto un sapore, che è un sapore disgustoso, non so cosa era, mi ha lasciato quel sapore per tanto tempo, non so cosa c'era, c'era succo di pomodoro sull'aeroplano, perché ci siamo imbarcati a Roma con la Qantas, siamo arrivati a Brisbane con la Qantas, compagnia australiana. Là sopra si parlava francese e inglese, l'italiano non lo capivano e noi non capivamo se volevamo un bicchiere d'acqua, non sapevamo neanche chiederlo, ma ci passavano quei piatti che tutto era un sapore, tutto uguale per conto mio. Ma poi non diciamo che ci siamo abituati, io personalmente non è che mi sono abituata alla cucina australiana, abbiamo portato la cucina italiana in Australia e abbiamo continuato a mangiare la nostra cucina. Cucinata all'italiana, quello è il fatto, quello è perché ci siamo abituati, non è che mi sono abituato come la Vegemite, ancora non mi sono abituato a mangiarla. Dunque, a parte ovviamente questa, dal 1968 che siete qua a 68, Brisbane, 50 sempre a anni fa. Brisbane Sono siamo. esattamente 50 anni fa, sempre a Brisbane. Sempre Il a vostro impegno comunitario adesso ha raggiunto dei livelli veramente alti. Parlando Brisbane. io Non ci parlo della siamo. radio, magari se volete aggiungere anche qualcos'altro. Rosa. No, Siamo, vabbè. vabbè, siamo, siamo, come dire, siamo impegnati anche nella Chiesa con la Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane, Goulwinne, e lì siamo impegnati sì, nel comitato e anche nel care concern che si va a fare le visite agli ammalati a quella casa, nel nursing home, più rosa che vali, però io sono impegnato anche lì con la Chiesa. Andiamo a messa, sì, andiamo a messa sempre ogni domenica, nelle feste, quando si fanno le feste, e più sono impegnato alla radio 4B 98.1 FM di Brisbane già da quasi 20 anni. Faccio un programma settimanale, qualche volta due anche, già da 20 anni quasi. Tornando adesso al discorso di cucina, dunque, il piatto che ci presenti quest'oggi è un piatto tradizionale calabrese, del vostro Il paese, nostro paese è Mammola. Mammola. Il paese è Mammola. Mammola, Reggio E Calabria. è il piatto in sé per sé? Queste sono le crispelle che mia madre faceva durante i feste natalizi, da Natale. E così io di tradizione le continuo a farle. Anche se lì li facevano più grandi perché lei usavano quei grandi padelloni con l'olio, qui non abbiamo quella cosa. E facciamo così, vuole la regia. La ricetta sembra in effetti un piatto molto semplice. In effetti i piatti Semplicissimo. tradizionali italiani, a Sono prescindere semplicissimo. da qualsiasi regione si parli, sono di solito Sì, piatti è poveri, quindi decisamente piatti semplici. Chi semplice. di voi Semplice. due ci vuole raccontare la ricetta? Ma è lei che le fa, E allora, se è lei che lei le che le fa, fa, però. Allora questa è la se ricetta. lei che le fa, è Rosa che racconta. Deve mettere l'ingrediente è una cappa e mezza di Olio. vino bianco. Una cappa e mezza, la stessa quantità di una cosa e dell'altra, una cappa e mezza di olio extra olive Vergine. di vergine e dopo una teaspoon di salt, di sale. Sale. E dopo metti questo in un grande Recipiente. bacinella, come la chiami, e con la cucchiaia la giri perché si prendono Mischi. tutte queste tre conserve e poi comincia con 850 grammi di plain farina. Sì.
la aggiungi un po' alla volta, sempre col cucchiaio, Mischi, giri e mischi. giri finché non hai finito tutta questa farina. E dopo la lavori come si fa per fare la pasta, deve essere una pasta elastica, bella, e la lasci riposare là per 30 minuti, coperta con qualche strofinaccio di cucina, chiamiamo. E dopo cominci, li tagli a tocchetti e li fai come la pasta, ma non fina come la pasta, deve essere sempre più grossetta, e li fai al tuo piacere come queste qua. Ecco qua. Più o meno, ecco, Così, questo. rotondi come le vuoi. E Questo dopo metti una bella padellone e metti l'olio di vegetabile. vegetabile olio. E quando l'olio è caldo, li metti là 5-6 minuti, il tempo quando sono belli coloriti sono già pronti. E dopo li metti in una carta di Per cucina asciugare un per po', assorbire per l'olio assorbire vegetale. l'olio. Di solito questi vengono mangiati da soli oppure vengono abbinati ad Da altri, tipo a sole. salumi o Se le puoi formaggi? fare, le puoi mangiare come gli piacciono. Se vuoi mangiarle come dire così, con un pezzo di salame, formaggio, le puoi mangiare anche da sole. Dipende dai gusti, come le piacciono. L'ultima domanda, la famosa domanda trabocchetto che ormai sapete, che se avete sentito le interviste precedenti, la domanda è sempre quella. Vi trovate davanti alla televisione un sabato sera, un venerdì sera con tanti amici, arriva il momento cruciale della partita di calcio Italia-Australia. Per chi ti fate? Beh, questa è una domanda un po' difficile, perché avendo che siamo immigrati qua, e va bene l'Australia e l'Italia perché è il nostro country, è un po' difficile, perciò io non tifo né per uno e né per un altro, così ci do. Giuseppe. Per il calcio, siccome io non sono un appassionato di calcio proprio, per me va bene sia che vinca l'Australia, sia che vinca l'Italia, ma se, come dire, vincano tutti e due va meglio Non ancora. posso, non mi Facciamo un bel pareggio, un facciamo un bel pareggio pareggio, va. allora. Rosa, Giuseppe, grazie ancora per questi momenti che ci avete concesso. Noi continuiamo a mangiare anzi, le vostre crespelle, che sono Grazie. decisamente, decisamente buone. Buon appetito a tutti. Grazie.